Si va dunque a partire, è il momento dello stacco, momento che vede Impeto CAF mantenere lo steccato nei confronti di Orgoglioso P che prova a ripiegare in scia al battistrada. In terza posizione Lester Pigott, col quale Natale Cintura cerca di mantenere la scia di Impeto CAF e vi riesce, devo dire, ancora una mossa molto audace e ben riuscita da parte di Natale Cintura, che è riuscito a mettere le gambette all'interno di Orgoglioso P, che così si trova a navigare per linee esterne, mentre è Manric a farsi strada e poi Locomotion M col 6 a sua volta a venire avanti. I cavalli transitano davanti alle tribune, si è andati piuttosto svelti, 44 per i primi 600 metri, con Impeto CAF battistrada, Lester Pigott ben appostato nella sua scia, Manric per linee esterne che fornisce la schiena a Locomotion M. Salvatore Rosso Junior prova adesso a graduare un po' l'andatura, Manric così ha la possibilità di restare in quota, ma comincia ad accusare un po' di fatica. I cavalli stanno per transitare sul primo chilometro, si va abbastanza veloci ma non velocissimi, è andato tutto a pennello per Natale Cintura, che adesso ha la destra libera al momento giusto per anticipare Locomotion M. Sarà anche un po' fortunato oggi Natale Cintura, ma si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Lester Pigott però dà l'impressione di non riuscire a, come dire, a rispondere in modo adeguato ai comandi del suo trainer, mentre Salvatore Rosso Junior prova il colpo gobbo con il suo Impeto CAF che è ancora al comando, ma gli ultimi metri li soffre sempre abbastanza e li soffre anche questa volta, e così alla fine vince sempre Natale Cintura nei confronti di Lisso P, che trova il varco troppo tardi. Dunque, e mentre per il terzo posto andiamo a rivedere chi è stato ad infilarsi all'interno, è stato Orgoglioso P, guardate un po' com'è tornata. Dunque, due, frusta alzata per Natale Cintura e Lester Pigott, seconda Lisso P, terza Orgogliosa OP, quota di 3,29 per il cavallo di.